situazione. Tra chi provava a cambiare e chi lasciava tutto com'è. I giusti hanno un volto ed hanno un nome e la storia non ha mai pietà. Di paura della notte, dei bunker dentro alle foreste, dei boschi sempre dietro alle finestre, 3000 anni di grande civiltà, e ormai non ci sono più stelle nella nebbia delle nostre città. Abbiamo armi sempre più potenti, tra galere che chiamiamo libertà. Persi a cercare una risposta, mi chiedo se sia stato un errore pretendere un'umanità migliore, ma poi non mi resta che stare dalla parte di chi è come te. Buonanotte, domani è un giorno buono per cercare la risposta che non c'è. E il fascismo, il regime fascista, non è stato altro in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfiggere lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle attività di consumo che sta distruggendo l'Italia.